Ragusa, la Guardia di Finanza scopre frode di noto professionista. Albusacca di cicli, prevenzione ma non in troppi. A Modica l'accesso agli atti comunali diventa monitorato. A Comiso Chuck va in scena alla pièce teatrale. Bentrovati con l'informazione di Canale 74. A Ragusa sequestrati beni per 400.000 euro a un noto professionista ibleo, stimato un giro d'affari per 1.800.000 euro. I finanzieri del comando provinciale di Ragusa hanno sequestrato un equivalente di beni per un valore complessivo di 400.000 euro nei confronti di un noto legale ibleo, reo, secondo quanto riferito, di una rilevante frode fiscale nell'esercizio della professione. Il provvedimento, emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa, è stato eseguito dagli uomini della Compagnia di Ragusa nei confronti del rappresentante legale di uno studio legale associato ragusano, ritenuto responsabile di un ingente evasione fiscale, accertata a seguito di attività di verifica eseguita dalle stesse fiamme gialle riguardanti le annualità di imposta 2011, 2012 e 2013. In particolare al professionista i militari hanno contestato l'infedele presentazione delle dichiarazioni in modello unico per società di persone per le stesse annualità, per aver omesso di indicare nelle stesse elementi attivi corrispettivi di prestazioni professionali non dichiarate per circa 1.800.000 euro, desunti dalle operazioni di versamento effettuati su conto correnti non giustificati. Inoltre, al fine di rendere inefficace la pretesa erariale, gli accertamenti della Guardia di Finanza hanno anche rivelato che il professionista rappresentante legale dello studio associato protagonista della vicenda, sottoposto ad accertamenti fiscali, nel tentativo di sfuggire alle responsabilità penali e fiscali, aveva deliberatamente cessato l'attività professionale lo scorso 30 aprile, ma continuato di fatto a svolgere la professione con una nuova partita IVA e nuovi associati. E i carabinieri di Vittoria fanno una serie di controlli a tappeto sul territorio, un vero e proprio giro di vite sui soggetti socialmente pericolosi. Agli arresti domiciliari gli tagliano la luce, ma in casa l'elettricità funziona lo stesso. È quanto scoperto dai carabinieri della Compagnia di Ragusa durante un controllo a tappeto sul territorio, per il rispetto degli arresti domiciliari e per un vero e proprio giro di vite sui soggetti socialmente pericolosi. L'ispezione ha portato all'arresto di un pregiudicato tunisino, classe 1986, per furto di energia elettrica e denuncia a piede libero per altri 4 soggetti. Il pregiudicato durante gli arresti domiciliari aveva manomesso la scatola del contatore che risultava scoperchiata. I militari, con l'ausilio dei tecnici dell'Enel, hanno ricostruito il furto e proceduto all'arresto. Sempre durante i controlli capillari sul territorio, sui soggetti socialmente pericolosi, i militari dell'arma hanno pizzicato 2 rumeni e un tunisino che guidavano senza patente e un catanese che ha violato le misure detentive domiciliari. Albusacca di cicli, prevenzione ma non in troppi. Il Movimento per i diritti del cittadino annuncia azioni legali per le inutili e lunghe attese di donne in coda per lo strumento per la mammografia rotto, un caso di malasanità. E se ormai certo che la prevenzione è fondamentale per intervenire tempestivamente in caso di tumori, in particolare la mammografia, un semplice esame ordinario, può salvare la vita a molte donne. Tanto che all'ASP 7 di Ragusa si sta puntando molto sulla prevenzione. E se fino ad oggi al Busacca di Scicli si è svolto un servizio puntuale di alto livello, ieri la burocrazia, l'ignavia degli impiegati e complice una macchina non funzionante denotano un caso di mala sanità. La segnalazione arriva dalla responsabile del Movimento Difesa del Cittadino in merito a mancate mammografie programmate proprio all'ospedale Busacca. Ieri mattina un nutrito gruppo di donne si sono presentate alle 10 come da appuntamento alla mammografia prenotata, ma la macchina non si accendeva. Sarebbe stato facile, organizzativamente più efficace, se il personale addetto avesse avvisato il call center e quindi avvisato le signore interessate. Come ci spiegano dal movimento, oltre alla mancata informazione, utile soprattutto per chi viene da lontano e che con le alte temperature di questi giorni avrebbe evitato un inutile viaggio, le protagoniste della vicenda lamentano un personale ospedaliero addetto agli uffici, a cui si sono rivolte immediatamente, che non ha nemmeno preso in considerazione la richiesta.
richiesta. Il movimento difesa del cittadino punta il dito contro questo grave disservizio e contro l'inaccettabile atteggiamento di superficialità e ignavia del personale impiegato, tanto più alla luce della richiesta di attivare in provincia un ambulatorio senologico già presente in molte ASP siciliane. Ci chiediamo che senso ha attivare un servizio di screening per poi dover combattere con una macchina che non sopporta il numero elevato delle stesse, sanciscono nella nota dal movimento. Questo non è un servizio, è semplicemente l'ennesimo disservizio di una sanità profondamente malata che si permette di non avvisare, troppo impegnata a fare altro per ricevere coloro che rappresentano i cittadini. Naturalmente la vicenda sarà presa in considerazione degli uffici legali del movimento per esposti da presentare. Qualcuno dovrà pur pagare per il disservizio. E a Modica l'accesso agli atti diventa monitorato, l'opposizione insorge. L'accesso agli atti del comune di Modica avrà da oggi la supervisione sempre di due impiegati comunali. Un atto gravissimo, secondo i consiglieri dell'opposizione, che puntano il dito contro il provvedimento, interpretandolo in chiave di ristrettezza della trasparenza amministrativa. A darne notizia, riportando il suo intervento nella civica assise modicana, è la consigliera del PD Ivana Castello, che scrive: «Da oggi nessun consigliere potrà accedere liberamente agli atti del comune, ma avrà bisogno di due impiegati che lo tengano di vista alla stregua di due carabinieri. Un atto grave, secondo la consigliera, che scrive fuori di dubbio che il consigliere comunale è un soggetto che ha ricevuto un mandato dal popolo. Il mandato consiste nel compimento di tutti gli atti di competenza connessi alla competenza del consiglio comunale. Tra essi rientra anche il controllo degli atti amministrativi, che va inteso nel senso più ampio possibile. Ha diritto, insomma, ad accedere a tutti i documenti gestiti dallo in dotazione del comune. Non per caso il consiglio comunale è definito organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo», scrive la consigliera, e continua: «Il consigliere ha pure il diritto di ispezionare i luoghi, gli immobili che riguardano sono gestiti dal comune, anche quelli in cui sono necessarie precauzioni di sicurezza. In tal caso i consiglieri si fanno accedere sempre con immediatezza e l'amministrazione non può dettare i tempi in cui effettuare l'ispezione, che diversamente verrebbe meno il fine stesso del mandato elettorale». La Castello, sentenza del TAR alla mano, che le dava ragione, ritiene inaccettabile quanto stabilito sull'accesso agli atti. E ora ci fermiamo, c'è la pubblicità, a tra poco. Estate Modicana 2015, eventi, teatro, concerti. Dal 3 luglio al 13 settembre. Modica, Maganuco, Marina di Modica. I migliori ricordi della tua vita. I momenti più belli. Circostanze piacevoli. I'm thinking about how people fall in love in mysterious way. Lido Sud, a Marina di Modica. Spiaggia attrezzata con piacevoli pranzi e cene sul mare per tutta la famiglia. E alla sera è lounge bar, ristorante, pizzeria e musica live. Lido Sud, spiaggia Marina di Modica. Aperto tutto il giorno, tutti i giorni. A mare a mangiare. L'agenzia Onoranze Funebri Assenza è un'azienda familiare che da 26 anni mette al tuo servizio tradizione, innovazione, onestà e trasparenza. Un servizio sempre puntuale e impeccabile alla portata di tutti, mettendo a disposizione la propria professionalità con discrezione e affidabilità per l'estremo saluto al vostro caro. Assenza. Onoranze funebri dal 1989 a Modica, in corso Sandro Pertini 60. E ci spostiamo a Comiso, piano regolatore generale. La CNA territoriale invita i consiglieri comunali alla mobilitazione per fare in modo che le nuove indicazioni possano essere esitate durante la prossima seduta del civico consesso.
La CNA di Comiso alza il livello di guardia sulla discussione in merito alle nuove indicazioni contenute nel piano regolatore. Siamo sinceramente preoccupati perché se le nuove indicazioni contenute nel piano generale non saranno approvate, resteranno in vigore le attuali norme di salvaguardia che rappresentano una vera iattura per il comparto edile. Chiediamo dunque a tutti i consiglieri di compiere uno sforzo e di essere regolarmente presenti in aula per la giornata di venerdì, quando, così come previsto, lo strumento urbanistico dovrebbe essere finalmente esitato, sanciscono dalla CNA. Tutto ciò, tra l'altro, servirebbe a scongiurare l'arrivo del commissario ad acta e le possibili conseguenze negative con ricadute pesanti per gli operatori del comparto. E questo è il senso dell'appello lanciato dal presidente della CNA territoriale di Comiso, Giovanni Calogero. Ai rappresentanti istituzionali di Palazzo di Città in prossimità di una scadenza di fondamentale importanza per il futuro del PRG. Anche noi, come CNA, continua Calogero, abbiamo presentato le nostre osservazioni, così come hanno fatto numerose altre realtà presenti in città. E se però l'organo istituzionalmente deputato, vale a dire il Consiglio Comunale, non assumerà le relative decisioni, rischiamo di rimanere senza alcun tipo di risposta sul piano operativo. È ovvio che tutto ciò non sarebbe ammissibile alla luce delle notevoli difficoltà con cui si continua a fare i conti, soprattutto nel comparto delle costruzioni. Parte stasera la rassegna letteraria Libri da Mare alle 21.30 in piazza Torre a Punta Secca. L'evento, che terminerà il 23 luglio, inizierà stasera con la presentazione del thriller di Enzo Meli, I delitti del Santo di Maggio. Meli, scrittore, autore, produttore televisivo, nonché precursore delle radio e delle televisioni commerciali private, presenterà la sua opera prima, ambientata esclusivamente nel territorio ipleo. Domani sarà invece la volta dell'autore del libro Sicilia, il professor Nino Cirnigliaro. La terza e ultima serata invece sarà dedicata alla giovane Serena Poidomani, che presenterà il suo lavoro dal titolo Ritratto di Donna Fiorentina sui misteri della vita di Leonardo da Vinci. Chiuderà poi la rassegna letteraria un concerto del duo Eliantes. E ora ci spostiamo a Modica, al borgo Don Chisciotte, arriva allo spettacolo La Bella e la Bestia. La favola della Bella e la Bestia arriva al borgo Don Chisciotte di Modica, una delle più belle e classiche favole della Disney che ha fatto sognare generazioni di bambine e ragazzine. Va in scena con lo spettacolo del laboratorio teatrale Sacro Cuore di Noto. La favola principesca dell'amore incondizionato tra una giovane e un principe nelle sembianze di bestia sotto incantesimo è una delle favole più emozionanti. Va in scena all'hotel e resort Borgo Don Chisciotte dopo i successi di Noto e Avola, dove il laboratorio teatrale Sacro Cuore ha emozionato e conquistato il pubblico anche più esigente. Dopo 25 repliche lo spettacolo fa tappa a Modica e il 31 luglio andrà in scena al Borgo Don Chisciotte in contrada Bugifezza. Una piccola anteprima dello spettacolo sarà in scena domenica 26 luglio, in occasione delle finali regionali del concorso di Miss Italia, che si svolgeranno sempre nella suggestiva e elegante cornice del resort Borgo Don Chisciotte. E a Comiso invece va in scena il 25 luglio la pièce teatrale del regista italo-argentino Ruben Ricca. Diventerà un cortometraggio per festival nazionali. Chi ha del ferro è l'opera teatrale con trasposizione cinematografica del regista italo-argentino Ruben Ricca, che andrà in scena sabato 25 luglio nella suggestiva location di Piazza Fonte Diana con il patrocinio del comune di Comiso. Si tratta di una fantasia romantica ambientata in un piccolo paese siciliano agli albori dell'Unità d'Italia e tratta storie di tradimenti, amore e rivoluzione, dove teatro, cinema e musica si fondono nell'azione. L'opera sarà poi replicata a Ispica. Ciascuna delle rappresentazioni sarà oggetto di riprese, le differenti inquadrature e scene daranno vita a un film. Le riprese saranno effettuate in presa diretta mentre attori e figuranti recitano la pièce teatrale. La pellicola che ne sarà scaturita sarà distribuita in diversi festival nazionali e internazionali e sarà sottotitolata in inglese. Il progetto rappresenta un'importante occasione di valorizzazione del territorio ibleo in chiave cineturistica in sinergia con i tradizionali percorsi turistici. Ruben Ricca è un regista di caratura internazionale che ha lavorato in Spagna, Germania, Gran Bretagna, Venezuela, Paraguay, Cile e Argentina. Come attore e regista ha scritto e diretto più di un 30 spettacoli. Nel 2012 ha ricevuto il premio Ragusani nel mondo e nel 2013 ha diretto a Ispica il remake teatrale del film Divorzio all'italiana. L'evento che propone a Comiso è uno spettacolo originale, molto interessante e di notevole spessore culturale.
Domenica lo spazio Cultura, meno assenza a Pozzallo, ha aperto le porte alla prima mostra personale di Giuseppe Fratantonio. La mostra, che prende il titolo La mia terra del pittore Fratantonio, meglio conosciuto come GF, è aperta dalle 9 alle 13 e dalle 18 alle 22. Con questo è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e arrivederci.